Dunque, ciao ragazzi, bentrovati a questo live serale. Da veramente tanto tempo che non facevamo un live. La settimana scorsa mi è stato chiesto di fare un martedì, però martedì non potevo. Questa settimana, questa volta, siamo mercoledì si può fare, praticamente è un giorno libero, e siamo questa volta su GTA 5 online, quindi ovviamente siamo su GTA 5, come ci si ricorda anche il nostro amico, che al quale non ho dato alcun tipo di nome, cioè non ha neanche un nome, però vabbè, comunque il nostro amico, il dottor Mirax, controparte online. Questa sera ci dedichiamo un po' a fare un po' di missioni, un po' in giro, un po' sparare. Non so, vorrei provare magari a prendere un solo o carro armato o un Buzzard, proprio detto italianaccio, dal Forza Ancudo, anche se non credo che ci sia. Wow, che auto figa! Bella macchina, zio. E no, beh, comunque, direi, vediamo un po' se abbiamo subito qualche attività da fare, perché almeno voglio. Ah no, devo togliere, è vero? No, ok, si è aperto. Si è aperto. Ok, vai, subito, facciamo subito la missione di Ronin. Intanto vediamo un po'. Ok, è partito. Così intanto guardo la chat. Ok, allora, ovviamente io radio metto non stop up perché la radio che mi piace più, mettiamo come difficile, vediamo un po' se c'è gente che vuole partecipare, cioè invitiamo tutti alla sessione attuale, però facciamo così, mettiamo radio nessuna perché poi ho paura che per qualche canzone mi succeda il finimondo. Vediamo un po' se partecipa. Intanto che aspettiamo che partecipi qualcuno. Salutiamo tutti quelli che sono intervenuti adesso. Quindi Spotty, solito Spotty, Miki, Fifi, Marvel Fan. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, siete entrati già tutti. Grandissimi. Perché di solito è raro trovare, specie quando sono sia a livello basso, tipo sono al 34. Vabbè che c'è gente anche su livelli altissimi, cioè 300 e passa, però ecco, io sono al 34, sono abbastanza bassino, quindi di solito quando la gente vede che sei un livello così scarso fatica a entrare e a fare la missione con te. Di solito vedo una missione e dico cacchio, abbandono, però sarà per magari il fatto che ho messo reputazione che è aumentata di 1,5 volte. Oppure anche il fatto che ci sono i big money che vengono dati ogni volta che una missione viene completata. Ovviamente siamo tutti in attesa delle rapine, però tutti coloro che giocano a GTA Online stiamo tutti aspettando le rapine. Ho visto anch'io la news, sono veramente molto molto contento, comunque sembrano delle vere e proprie missioni con tanto di Lester che ci aiuterà a pianificare a quanto pare le nostre strategie. Mi serve assolutissimamente una macchina e tu fai al caso mio. Vediamo un po' se qualche amico qua vuole fare un join o se viene qua in elicottero. Perché si potrebbe anche in teoria chiamare la Meriwether e a questo punto andarci in elicottero. Però c'erano tutte le macchine qua. Ah, il camper sta già andando. Questo qua intanto è salito sopra la macchina. No, allora direi andiamo a prendere sto camper. Tra l'altro ho scelto anche la macchina delle più sbagliate, perché la muscle car di solito è quella che scoda sempre, che è una meraviglia. Non a caso infatti appena l'ho detto è successo. Non so se ci saranno problemi nel senso di connessione, non credo perché raramente ne ho avuti. Quindi comunque di solito ho sempre giocato partite in maniera abbastanza stabile. A parte ogni tanto qualche leggero lag di qualche giocatore che era con me magari in missione, che lo vedevo praticamente indietro, però poi era davanti a me magari in macchina. Però ecco, sono tutte cose divertenti e non so, comunque mi piace, cioè, ho veramente.
Aia, l'ho veramente sfruttato poco GTA Online su Gen quando è uscito la prima volta. Forse ho fatto male perché sto giocandoci per quel poco tempo a disposizione che ho per adesso. Mi piace veramente molto. Cioè, voglio dire, è qualcosa di infinito perché sono talmente tante di quelle missioni e talmente tante di quelle cose da fare, anche crescendo di livello, assaltare, non so, il forte. Ci sono veramente tantissime, tantissime cose da fare che uno si perde. E comunque ne trova sempre di nuovo, cioè non, no, io non mi annoio sinceramente, poi boh, mi diverte, comunque GTA mi diverte, quindi vabbè, sono solo ovviamente opinioni mie personali, non, magari ecco anche le vostre opinioni sul gioco fanno sempre piacere perché ovviamente la chat serve per quello, quindi ecco. Siete liberissimi di commentare con le vostre opinioni anche da apriamo il televoto sul gioco, dai, opinioni personali time. Adesso vediamo un po' di raggiungere il camper, ovviamente nella zona del deserto. Deserto che è abbastanza lontano. Forse mi conveniva veramente chiamare a Mary Wetter e farmi aia, farmi portare l'elicottero. Fai portare l'elicottero, vabbè. Facciamo così, va. Appena riesco a finire la curva, mandiamo a quel paese tutti. Infatti, cioè, infatti la persona che ho detto, un mio compagno, si è messa con l'elicottero. Ha fatto decisamente bene. Però anche noi siamo solamente a 1 km di distanza. Perlomeno dalla meta. Poi non so a quanta distanza è arrivato il camper. Anche se il camper è abbastanza scarso come velocità. Aia. Grazie. Ma cos'hai, Buzzard, questo qua? Non lo so, comunque, fuck everyone. Fuck. E fuck anche qualcun altro. Questi qua davanti. Stregheta, via. Che tra l'altro una cosa che mi è un po' dispiaciuta, non so se voi avete trovato nella campagna, poi magari vi sto spoilerando qualcosa in maniera terribile. Però se avete trovato mai la macchina, questo qua non capisco se ci vuole far ammazzare, cioè ci vuole uccidere o no. Cioè se questo qua ci ammazza perdiamo vita e squadra e addio mondo. Perché ovviamente non possiamo più rientrare. Ecco, quindi bravissimo, vattene davanti. Oddio, qua non so come ho fatto. Qua con tutti questi sassi però voglio rimettere la visuale fuori. Sapete che comunque ecco, la visuale in prima persona è magari quando è bloccata. Sì, per favore, però togliti. Quando è bloccata è un po' un problema. Per esempio, magari per chi non è abituato, ovviamente si fa un po' più fatica. Oh cielo, sono salvo. Sono salvo. E tant'è, comunque. No, comunque Fifi sono di Milano, mi piace utilizzare citazioni alquanto improbabili di altre regioni, però sono milanese. Sì, però se questo qua finisse gentilmente di sparare missili, mi farebbe anche piacere, visto che abbiamo solo una vita di squadra. Sì, vabbè, ma lei col trattore nel deserto cosa ci viene a fare? Deve arare la sabbia, cioè, non lo so, i personaggi random che capitano col trattore nella sabbia del deserto. E magari ci coltiva, boh, la Maria. Cioè, non dico nulla, Ma lo santo se è una terra malfamata. Qua dove cavolo è il camper? Cioè, io sto girando come un disperato. Direi che effettivamente avevo bisogno dell'elicottero. Comunque no, io non sto affatto criticando le heist, perché comunque mi piacciono molto, cioè quest'idea di vivere missioni nuove, avere l'ester, nuovi anche veicoli, adesso non so quanti soldi richiederanno, secondo me tanti. Per esempio ho visto degli Apache da guerra che sono veramente indecenti dal punto di vista della bellezza, molto meglio, cioè già il Buzzard per me è una manna dal cielo, infatti sto cercando di risparmiare soldi. Perché siccome il Buzzard costa veramente un occhio della testa, costa 1.750.000 dollari, io ne ho 1.400.000, quindi adesso devo cercare di recuperare più soldi possibili per ovviamente farmi l'elicottero d'assalto Buzzard. Non so se mi converrebbe,
Ma perché questo qua deve venire in questa corsia? Non ho capito. Non so se vi converrebbe aspettare. Ecco, qui intanto sono morti. Bellissima figura. Davvero, complimenti. Andate con l'elicottero. Poi, tra l'altro, l'elicottero che spara. Cioè, o non un elicottero normale. No, quello che spara i missili. Che non si può fare niente perché se distruggi il camper la missione la finisci. Quindi. Tanto ne abbiamo con la nostra bella sabre disintegrata. Vabbè, questi qua stanno andando, sono fermi. Comunque, noi ci siamo fatti praticamente tutta la mappa. Dov'è il camper? Oh cavolo, 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 cavolo. No, 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 no,
una via amichevole e pacifica senza alcun tipo di... Ok, quello è andato, madonna mia quanti sono. Via, 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 via. Allora, la mia mira non mi permette... Da dove sta sparando? Quello era una testa. Mi sta sparando da luoghi... Oh, ma cos'è? Da dietro le piante! No, ecco, io sinceramente faccio abbastanza fatica su questo gioco. Questo qua non so cosa stia facendo. Ecco, la cosa che veramente mi fa incavolare è che comunque la gente partecipa, poi sta qua, cioè non... Magari sta facendo mandare un altro Buzzard, non ne ho la minima idea, però c'era lì. Cioè, questa è una cosa che mi scoccia. Giocate, voglio dire, partecipate a una missione, giocate, non state lì a guardare per aria. Dunque. Io non so di nessuna crew Fifi, chiamo solo Fifi. E cioè nel senso dovrei cercare, ero con di spazio, poi non so nel cambio, me la son persa nel cambio da Next Gen. E intanto questo qua non sta giocando e a quanto pare non sono l'unico, perché c'è anche la voce che mi sono dimenticato di togliere, però comunque la vorrei tenere attiva per capire se qualcuno, qualche altro magari parla, dice cose varie. Come on man, questo qua fa il... Si è svegliato e va in giro con la pistola silenziata contro quelli. Ah no, ecco, bravissimo che c'ha la K47. Kill all these motherfuckers. Questo qua è qualche italiano perché si... Ecco, questo qua muore subito, eh. No, forse ce la fa. No, ma ammazzali prima, ma perché devi distruggerti la vita? Poi col camper, attenzione che il camper è la macchina più veloce del gioco. Quindi direi attenzione, attenzione, perché qua veramente li semina tutti, eh. Infatti stanno già arrivando. No, no, non stanno arrivando. No, no, non stanno arrivando, non stanno arrivando. Vabbè. Sì, stanno arrivando, stanno arrivando. Come verrebbe se il tizio avesse un bel C4 da lanciare? No, non ce la fai. L'ho detto, non ce la fa. Infatti. Vabbè, comunque i soldi è andati lo stesso. Però adesso riavviamo sperando che anche gli altri vogliano riavviare. A quanto pare vogliono riavviare tutti. Cosa ne penso di Aldo come sta uscita? Che ce l'ho? Non l'ho ancora installato perché mi è venuta fuori una patch da 16 GB che secondo me era quella del multiplayer. Non pensavo così grossa. Che mi ha impedito, cioè, poi c'è GTA, voglio giocare a GTA, però Halo ci giocherò adesso in queste vacanze. Però. Sì, tra l'altro i camper, come dice Miki, è in ottime condizioni, però il fatto che è in ottime condizioni perché è un camper già scrauso di suo. Aspettami, per favore. Per favore, voglio venire con te. Please. Posso? Grazie. Ci sono io. Se non ti dispiace, ci sono io. No.
Fuck the world. Oh, ma come ti permetti? Fuck the world. No, però fuck the world no, perché sei una macchina abbastanza bassa. Bisognerebbe farlo da un elicottero se ti avesse la possibilità. Tanto corre abbastanza swag, visto che ha un bellissimo rosa porcellino e un nero opaco. Anch'io avrei la macchina, se vi chiedete, ma tu non hai la macchina personale? Sì, ce l'avrei anch'io, però... Cioè, guardate la gente... Oddio, aiuto. C'è sangue, e forse è sangue suo. C'è sangue, però... E ce l'ho la macchina personale, una LG, infatti adesso devo cercare un attimino di estendere le mie finanze, perché appunto, prima di tutto bisogna estendere finanze per un elicottero d'assalto che non vedo l'ora di avere. Seconda cosa, per un'altra macchina, perché vorrei averne due invece di una. Allora, però adesso è arrivato il momento di sparare, quindi direi che mi metto... Cosa sta facendo? Non si può sparare da ribaltati. Questo qua chi è? Oddio, era una passante. Pensavo fosse qualcuno dei... Non so cosa sono, l'host o comunque semplici spacciatori, cioè... Vai. Ma come mi ha massacrato? Vabbè, mi ha buttato fuori. No, è uscito anche lui. E io mi sono buttato fuori. No, ragazzi, veramente che pena. Che pena. Saluti anche a cara Andrea. Quindi, ben trovata. Sono già finito. Cioè, è proprio così. Me lo dite. Sì, stavolta ci sono tutti e tre, perché l'unico scemo che è morto sono io, che ero a fianco. Era morto già uno, e quindi io ciao. Vabbè, intanto leggerò la chat, va. Allora, Spotty dice, prenditi la Meta. A me piaceva molto, ad essere sincero, la Zentorno. Che mi sembra abbastanza... Cioè, ho guardato un po' le statistiche, vabbè, che l'Adder era più veloce, perché ovviamente simile Bugatti. Però anche la Zentorno non mi sembra male come le altre macchine, cioè mi sembrano ovviamente le più veloci. Ho preso la LG perché avevo comunque un budget abbastanza limitato e quindi mi sono detto vabbè, prendiamo la LG per adesso. Poi non ha neanche un potenziamento al motore, per dirvi che sono a un livello talmente basso che non l'ho ancora sbloccato. Allora, saluti anche a Dante 380. Sì, adesso mettiamo la prima persona, ma quando magari facciamo un non so cosa, boh, se capita qualche missione da fare in guida, perché prima ho fatto la guida, però esatto, non ho fatto la prima persona quando si sparava. Tanto qua sta spawnando nemici un po' a caso. Basta vedere che ci sono dei... Esatto, dei cerchioni belli grossi, rossi. Comunque sa che sono dei ghost, sì, perché il furgone era quello dei ghost. Però in tutta questa baronda mi ero dimenticato di raccontarvi la storia della Duke o Death Car, che non so se voi ce l'avete, se sapete cosa sia. Una macchina che si trova nel deserto, solo in modalità... Oddio, qua, questo qua stava per esplodere. Perché è esploso. È esploso un barile di esplosivo di gas. Vabbè, ok. Però questa Duke o Death Car, non so se voi sapete che c'è, o comunque se avete visto già altri video su YouTube. Io voto non mi piace, perché ovviamente sono morto 40 volte. Questa Duke o Death è una macchina praticamente tutta antiproiettile. Ce l'ho presa con Michael, tra l'altro, e si trova nel bel mezzo del deserto. Adesso vediamo un po' di aggiornare, se magari c'è qualche altra missione che possiamo provare a fare in prima persona. Uno ha quittato, vabbè, dettagli. Potremmo provare a fare una sopravvivenza. No, facciamo un altro aggiornamento. Ovviamente è stata una vera e propria missione, cioè...
Vediamo, un altro era acquittato. Dai, vai, facciamo questa missione qua, zio. Anche se l'ho già fatta, però no, l'ho fatta tutte con normale. Adesso probabilmente dirà io vado in free mode. No, grandissimo. Stima, almeno qualcuno che mi segue. Spotty mi diceva la metanfetamina. No, non sono abbastanza afferrato su questa cosa. Sì, quello sulla ruota in effetti sembrava Rambo. Vada prostitute, ma perché subito ridurci così? No, mettiamo difficile. Ok, vediamo se possiamo invitare qualcuno. Vabbè, dopo andiamo a prostitute, poi ovviamente dovrò ammazzarla per rifarmi i soldi. Vi faccio vedere un attimino le mie stat. Vediamo un po' se. Ok, bisogna informazioni di giocatori entrati. Io sono triatleta, adesso vi faccio vedere questa cosa. Vedete quest'estate adesso, triatleta, poi forza, pigro, ho dato pochi cazzotti. Mira, dead eye, furtività, rumorosa. Adesso guardate attentamente la furtività e la guida, le statistiche, perché in furtività sono rumoroso e in guida sono campione. Poi vabbè, volo sono pilota di caccia. Adesso esco e guarda. Ah no, qua non possiamo vedere. Però tenete a mente questa cosa, dopo vi faccio vedere una piccola cosa diversa che c'è con un'altra stat. Quando praticamente sono in questo menu in cui sono adesso, cioè questo qua dove si vede i giocatori entrati, praticamente mi dice che... proprio qua. Cioè raggiungi l'uovo dello scatto. Oddio, proprio qui così. Tanto però siamo ancora con Rambo. Però stavolta... No, questa volta non mi avrete. Infatti mi metto qua un attimo. Ehi, 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 ehi. Vediamo un po' se riusciamo un secondo. Non si può mettere. Ah, pensavo che si potesse mettere. Porcaccia la miseria. Ok, un altro è andato. Però adesso la vita mi è tornata per metà, quindi. No, 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 no. Ma perché devo mettere difficile così muoio subito? Sarà un live morente questo, cioè che muoio sempre. Ho notato anche una cosa molto particolare adesso. Ah, ok, intanto c'è qualcuno. Ringrazio tutti. No, non distruggere le macchine perché poi la cocaina va a quel paese. Qua c'è ancora qualcuno? Quanto pare no. Vai, vai in moto. Get to the chopper. Choppa. No, ecco, comunque, il motivo principale per cui mi piace molto GTA Online è che comunque guardo, come giustamente anche detto in chat, da un altro di voi, è che io guardo veramente tanto i video di Vanoss. Vanoss che è un... Oddio, pensavo di riuscire a sfondare, invece no. Però, guardo tanti video di Vanoss che è uno youtuber... canadese, ma la moto si è buggata, cioè si è incastrata la moto. Vabbè, mi serve una macchina. As fast as you can. Perché questo qua sta andando sul marciapiede? Dai, mi date una macchina, che tanto no, cioè serve anche che la porti uno solo, cioè sto facendo schifo in questo live. No, guardo veramente tanti video di Vanoss Gaming che mi piace veramente un sacco per... a parte commenta, però comunque, vabbè, è già arrivato. Proprio il GTA V che fa cose divertenti con i suoi compagni di Ventura. Quindi veramente mi piace guardare, mi ha appassionato un sacco giocare GTA V online, che adesso infatti sto facendo molto molto spesso. Intanto ci sono tantissimi K. Tanto qua, a quanto pare, mi dice Spotify notare che ci sono un sacco di persone provenienti da altri posti.
Cioè che ci stanno seguendo da ogni dove. No, facciamo un bel giorno, dai. Messicano, inglese, turco, mi chiedono anche. Tanto saluti anche a The Smite. Allora, do you play on PS4? No, we play on Xbox One. Vai, un altro giorno. Sì, dopo andiamo a Forza Ancudo, Mats. No one plays on PlayStation, it's for retro gaming. No, beh, dipende quale, però. La 1 era una gran PlayStation. Io, ripeto, ho passato veramente ere geologiche sulla 2. E mi è piaciuto veramente tanto la 2. E poi sono passato a Xbox, al lato oscuro di casa Microsoft, di Redmond. Quindi, vabbè, adesso sono ovviamente fedele Xbox. Però questo Natale ci sarà una sorpresa. Perché ho deciso di comprare un'ulteriore piattaforma, vi lascio indovinare quali sia, vi lascio indovinare anche quale sia il gioco che mi ha fatto comprare la piattaforma in questione. Torniamo un po' in free mode, così almeno siamo a posto. Vi faccio anche indovinare qual è il gioco che mi ha fatto comprare questa nuova piattaforma, questa nuova console. Adesso ci sarà un piccolo periodo di caricamento. Comunque, ora c'è, ho visto un bel po' di gente, quindi comunque vi ringrazio. Caricamenti sono un pochino a nota dolente, sono un po' lenti, poi non so se è dovuta alla mia connessione, perché comunque ogni volta che gioco, che magari faccio una missione e la finisco, mi rimette in una sala diversa. Non se c'è qualche amico, probabilmente se c'è qualche amico in una sala, quella sala ha la priorità. Tanto sono in sto mezzo catorcio. Cosa che faccio sempre e che andrò a fare subito, sono in modalità passiva e questo mi va bene perché devo andare a mettere via i big money che ho guadagnato con il sudore delle mie morti, neanche della mia abilità di sparo, ma proprio con il sudore delle mie morti. Mettiamoci intanto un po' in POV. Ma dai, ma perché devi... Cioè io mi chiedo, ma allora, se stai guidando nella tua corsia, perché devi invadere la mia? Cioè, che poi è solo nell'online, eh? Cioè, Oddio, no, il camion però lo voglio evitare, mamma... Wow, ehi, ehi, ehi. Tutto bene? Sì, non abbiamo neanche la roll cage, però incredibilmente la macchina resiste. È il potere delle muscle car, a bomba. No, ma comunque, i guidatori fanno delle cose pazze, cioè, ma che non stanno né in cielo né in terra. Adesso facciamo così, andiamo in aeroporto. Prima, vabbè, deposito i big money, che è la cosa più importante, perché ormai per chi non si è connesso comunque adesso deve sapere che sto risparmiando per acquistare un Buzzard non appena arriverò al livello 42. Oddio, c'è un po' di differenza di rapidità di movimento della visuale quando gioco in prima persona e quando si gioca in terza. Però ok, ovviamente cosa importante da fare è andare sempre al caro e vecchio bancomat. Quindi ricordatevi che il bancomat è... Ah no, non è questo qua quello che dovevo fare. Aspetta. L'azione... Ah, ma perché questo qua non me le fa? Ah no, ok, adesso me le fa. No, facciamone qualcuna... Dai, qualcuna di carina, va. Perché signori, la cosa importante del banco, cioè comunque finito di soldi dovete sempre mettere via i soldi, consiglio di dottor Mirax, ok. Ok, perfetto, i pollicioni in su l'abbiamo messi, come metterete pollicioni in su alla replica di YouTube? La macchina è un po' distrutta, ma sinceramente non mi va... Ah no, disabilitiamo la modalità passiva, ecco, ora che mi viene in mente, visto che mi volete ammazzare, perfetto, tanto io non ho i soldi, ecco. Cioè, praticamente non ho nulla da offrirvi se mi vorrete ammazzare.
Adesso andiamo in aeroporto e andiamo a Fort Zancudo. Oppure potrei anche fare già qualche missione. Facciamo che Fort Zancudo lo teniamo come... No, Fort Zancudo lo teniamo come si dice? Come chicca finale della serata. Proveremo a rubare un jet o assolutamente via radio. O un cargo bob, no, perché proprio il cargo bob non me ne faccio nulla. O comunque un carro armato. Scusate, mi ho messo su un po' di aria. O un carro armato. Ecco, allora, cosa vi dicevo delle stat? Qui vedete che io sono un ninja, perché siete furtività, ninja e guida sono senza patente. Vado a vedere, visualizzo le informazioni dei giocatori entrati. Magicamente, adesso, la furtività mi è diventata rumoroso e la guida mi è diventata campione. Cioè, non so se anche a voi capita questa cosa. Cioè, mi fa un po', nel senso, non capisco bene se sono bravo a guidare e scarso a uccisioni furtive, che poi in realtà io non ne ho fatte veramente molte uccisioni furtive, o se sono buono a uccisioni furtive e scarso a guidare. Guidare no, perché comunque passo molto tempo in postazione da volante, o che sia di un elicottero, che sia di una macchina, o comunque guido abbastanza spesso. Il che mi fa ovviamente pensare che la guida dovrebbe essere quella un po' più elevata come statistica. Allora, Mario Hu, la rapina sarà un DLC a pagamento. Non lo so a essere. Sì, però qualcuno che entri, per favore. Qualcuno che entri. Dai, su, forza, qualcuno che entri, per favore. Tanto che sto seguendo la chat, per forza, qualcuno venga con me in missione, che almeno ci facciamo i bling bling. Ah, in realtà devo mettere anche la difficoltà difficile, così almeno aumenta. Vabbè, intanto io, 2 minuti, poi se non entra nessuno, addio. No, non so se saranno sinceramente a pagamento. Ok, riproviamo. No, tutti bloccati. Vabbè, ora facciamo che gioco, anche se ci saranno 2 macchine da prendere, però vabbè, voglio fare una missione e la facciamo. Non so se hanno, ripeto, a pagamento. La cosa che comunque mi piace molto, ripeto, è questa proprio... Cos'è qua? Distruggi i veicoli, vabbè, mi sembra facile la cosa. Poi quando arriviamo lì... Ovviamente switch a terza persona perché lanciare il C4 dalla prima persona è abbastanza improbabile. E, no, comunque, non so se ci sarà equipaggiamento particolare a pagamento. Ecco, qualcuno prima o poi. Sì, gra. Oh, cosa vuoi? Oh, come ti permetti? Cioè, sei te che mi sei venuto addosso, non so se hai capito. Ma guarda qua, sta figlia. No, destra. E comunque, sinceramente, non vedo l'ora. Se saranno a pagamento, spero di no, perché comunque tutti i DLC che hanno rilasciato adesso sono stati gratuiti. Certo, per periodi limitati, perché per esempio mi viene in mente i DLC dell'Independence Day, che c'era il Liberator, che era il Monster Truck e il Chopper con la livrea americana, c'è stato per un tempo limitato. Spero non sia così anche per questi DLC. Anche se ovviamente non credo, perché le rapine non possono essere a tempo limitato, magari alcune specifiche rapine, cioè è stato tutto un po' nella volontà di Rockstar, perché comunque GTA Online veramente attira tantissima gente, tantissimi ci giocano, compreso il sottoscritto, e quindi nulla, cioè ogni volta si spera che con l'ampliamento diano vita a qualcosa di nuovo. Con le rapine sembra veramente qualcosa di interessante, quindi non ci resta da fare altro che aguzzare gli occhi dove andare. Controllo, mamma mia. No, 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 aspetta, aspetta, troppo presto. Troppo presto, switchiamo un attimino qua. Lo switchiamo di qua e andiamo a disintegrare queste auto che sono scomode per il nostro amico. Non mi ricordo più come si chiama. Non mi ricordo. Vai, perché sono andato replica della Pontiac. Ma che vetture sono?
sono queste. Allora, uno. Vabbè, scusate un attimo, eh. Allora, inizio con quelle, poi adesso mi faccio un giretto e torno, tranquilli, non vi abbandono, non c'è problema. Torno da voi, eccoci qua. Dai, ma. Via, via, via. Altro giro, altro regalo. Per Natale, se volete un C4, chiamate me. Anzi, no, chiamate il mio personaggio, così almeno con la maschera da hockey. Una è andata. Me ne manca una. Oh, fuori dai maroni, Madonna. Oh, adesso mi verranno a inseguire in 56. Per questo tengo la visuale in terza persona, perché non si sa mai come evolve la situazione. Adesso poi appena finisco qua guardiamo la chat. Tanto non è scattata neanche una stellina, il che mi sorprende molto. Vai 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 vai, salvatemi, salvatemi le chiappe. Non mi avrete mai. Non mi avrete mai, sono troppo veloce. Ma come fai? Ah no, infatti dicevo, come fai su ad andare così veloce quando poi in realtà non riesci a raggiungermi? Anche se un bel tir mi avrebbe fatto comodo. Ma perché la gente deve sempre venirti addosso? Cioè, forse avevo anche il verde, non lo so. No, no, non ce la fate. Ho la macchina più scassata del mondo, ma il motore fila ancora una meraviglia. Sì, stanno abbandonando, stanno perdendo la corda. No, no, non ce la fa. Oh, cacchio. Oh cacchio, help. Help. Sono da solo. No, mi hanno bucato la gomma. No, non mi hanno bucato la gomma. Perché allora ha fatto quel movimento? Ma perché ha fatto una scodata del genere? Devo starmene fermo. Ha fatto un movimento strano, anche pensavo mi avessero praticamente bucato la gomma. Invece no. Pardon. Permesso, allora il palo gigante, però vabbè. Oh, mio caro Simon, Simeon mi sembra che sia. Però ce l'abbiamo fatta da soli, yeah! Adesso credo che non cambierò mai più lo stile del mio personaggio, cioè voglio proprio tenerlo così com'è, come mamma l'ha fatto, anzi come io l'ho fatto, vabbè, non sono sua mamma, però vabbè. Allora. Sì, Masgamer, vorrò fare una live. Metto mi piace da solo. I like it. Vorrò fare anche dei video, eventualmente, se ci sono delle rapine particolari. Mi farebbe piacere fare qualche video. Adesso, ovviamente, devo finire venerdì di fare queste prove d'esame all'università, quindi poi mi rimetterò anche a fare i video. Spotty, ecco, adesso sto riprendendo un po' la chat vecchia, quindi perdonatemi se sto guardando adesso. Però, a cosa giocherò durante Natale? Giocherò alla Wii U. Visto che a Natale mi sono comprato la Wii U con Super Mario 3D World. Dunque, vediamo un po' qualcosa di interessante in chat, anche se. Allora, Spot dice, siccome non puoi mettere la musica, che poi in realtà ho messo, però, perché ovviamente ero nel fervore della missione, quindi non ho fatto caso, l'ho lasciata. Ovviamente la Madonnina no, perché sinceramente la mia reputazione da già bassa che è potrebbe andare a finire al primo piano, cioè sotto. Saluti anche a Grange11. Sì, Granger, allora, con le rapine metteranno il jet, l'ho visto, il trapano pure, perché ovviamente, probabilmente ci sarà anche un momento in una sorta di cutscene interattiva dove voi dovrete, per esempio c'è una missione,
online dovete manomettere un cancello con la tastierina, voi dovete entrare nella tastierina e manometterla. Quindi quei momenti un po' di cutscene interattiva dove magari col trapano dovrete schiacciare dei tasti precisi o dovrete eventualmente centrare il buco, cioè non lo so, per dire delle cose del genere. Quindi comunque molto bello. Ho visto anche un Apache nuovo, un elicottero comunque da combattimento che è grosso due volte il Buzzard, quindi veramente direi che ci sono tante belle cosine nuove in arrivo con il DLC delle rapine. Dunque, donk. No, però il C4 lo mettiamo via e attiviamo assolutamente la modalità passiva perché devo mettermi via i soldini. Ma l'ho attivato o no? Ah, ok, sì. Oh, no, quanti... 300 punti sono... Ladro d'auto, 400 punti reputazione, molto bene. Molto bene, perché comunque ho rubato un bel po' di... Dovrei essere arrivato a 200 auto rubate, se non sbaglio. Ma quanti siamo qua? Ah, ecco perché. Dicevo, non c'è nessuno pallino bianco intorno, ecco perché sono da solo. E questo ogni tanto un pochino scoccia, perché comunque giocate e poi a un certo punto vi trovate... Scusate, nel mezzo del non nulla, cioè nel senso mappa completamente vuota, che ci costringerà a effettuare una nuova ricerca di sessione. Ovviamente non posso fare missioni da solo. E si tolga, per favore, si tolga. Ho la precedenza. Ok, i Buzzard si avvicina, dovrei vedere quanto costa precisamente, anche se mi sembra 1.750. 1.750, livello 42. Anche se c'è un bel tank qua che... No, però facciamo così, visto che sono da solo. Visto che sono da solo, prima cercare una nuova sessione, il problema fa... no, però no, voglio fare in compagnia, quindi no. L'assalto a Fort Zancudo è rimandata quando avremo ovviamente una sessione nuova con altre persone. Quindi adesso intanto che trova una nuova sessione, credo ci metterà un pochino, sinceramente, io vado a bermi un goccio d'acqua perché la gola sta letteralmente bruciando. Spotting dice, l'acquisto si può fare, la deposizione si può fare anche, il deposito anche... dal cellulare non lo sapevo, cioè questo vi dimostra la mia grandissima abilità in GTA. Grazie mille Spotty e ho fregato anche Lon Wender che ci dice no. No. Va un po' a chat che tutti apprezzano i buzzer, direi che è una cosa molto molto buona. Vado a bere intanto un goccio d'acqua e torno subito. Ok. Bando. Qua c'è qualcuno? Mamma mia, quanti! Vabbè, vediamo se qualcuno ha qualche missione. No, questa qua è una gara, ma le gare sinceramente non ispirano molto perché l'ho provate, è tutto un mix di bordello. No, allora, vediamo un po' un attimo. Ok, allora io devo andare prima di tutto all'aeroporto. Prima di tutto. Siccome c'è gente, devo andare all'aeroporto. Sempre con un ammasso, cioè, ma basta, devo prendere. Deathmatch a squadre, aiuto. Andiamo, andiamo, dai, su. Tanto non ho neanche bisogno del navigatore perché tanto ormai...
la strada, cioè la macchina a momenti va da sola nel gioco, cioè la strada ormai, siccome vado così spesso all'aeroporto a prendere un elicottero senza aspettare quelli della Meriwether e pagare, beh, questa ci starebbe un bel tada che non so come ho fatto, infatti mi ha dato anche 100 punti. Va bene, grazie. No, comunque, dicevo, ormai la strada la so, però andare da Meriwether e spendere 1.000 dollari ogni volta, che cavolo, no, i soldi me li sudo morendo e ovviamente giocando le missioni poi a metà, perché poi se muoio ovviamente non le gioco più. Però, che cavolo. Vai! Oh santo Dio! Aiuto! Ma come è fallita? Sono atterrato dritto. Cosa abbiamo qua? Il cargo Bob e basta. Proprio sto mastodonte mi va a capitare, cioè. Vabbè, direi di prendere questo, tanto finché ci siamo. E intanto direi di posizionare un bel segnalibro su Forzancudo. Ok. Così almeno abbiamo il riferimento. Intanto qua si sta parlando di alcolici, io non ne bevo molti, anzi praticamente quasi zero, se non in compagnia, quindi direi che non tocco l'argomento perché sinceramente farei brutta figura, vista la mia inesperienza a riguardo. Intanto sovriamo la città con un modestissimo e comodissimo cargo Bob, cioè proprio il massimo della sobrietà in termini di elicotteri. Ci vorrà un. Però c'è la missione di Lester. Ma no, beh, ascoltate, facciamo le missioni, poi tanto. Lo facciamo, Forzancudo, tranquilli, faccio venire quello della Meriwether apposta. Davvero. Saluti a The Smite, che a quanto pare ci saluta per il momento, poi non so se tornerà. Ok, vediamo un po' se effettivamente qualcuno però riesca a entrare, o voglia più che riesca, voglia entrare. E sono in 5. Vediamo se qualcuno veramente ha voglia. Vai. Nessuno entra, e questa è la cosa che non mi piace, cioè che in pochi non. Ecco, appena l'ho detto, tac, uno sta entrando. Allora, facciamo qualche po' di esercizio. Dobbiamo prendere gli esplosivi. Allora, ancora direi 10 secondi, poi se nessuno si azzarda ad entrare, io parto. Cioè, parto per la missione, non che parto, vado via. Dai, va, ho capito, va bene. Nessun altro entra. Vabbè. Allora, la cava mi sembra che fosse abbastanza lontana. Perciò mi chiedevo se servisse l'elicottero della Meriwether. Ma cos'è? Ma what the fuck? Ma neanche il tempo di aprire il paracadute. Hai la macchina, vero? Oh, grazie. Mamma mia, che pro! Minigonne, parafanghi allargati. Sì, vabbè, nessuno mi caga, ma ormai capita spesso, quindi vabbè, non c'è problema. Intanto che lui va alla cava, visto che sono la bellezza di 7 km, lo mandiamo un po'. No, 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 oh, scherzavo.
andiamo un po' quel paese. Tanto c'è la testina che sembra veramente bassa, non so come faccia vedere oltre il cruscotto, non so se lo notate anche voi, quanto è bassa veramente la testa rispetto al cruscotto, cioè incredibile. È bassissima, me ne sto accorgendo adesso, ma davvero. Beh, direi che è abbastanza povera all'interno, tutto votato Oddio, ho mangiato qualcosa nell'occhio. Tutto votato alla leggerezza, quindi alla velocità, allo scatto, all'accelerazione. Però è un po' lenta, cioè. Ma che livello è questo qua? 46. Magari è la sua seconda o terza macchina, cioè. Sono il decimo al mondo che fa GTA. Wow, quindi vuol dire che comunque per l'anime c'è un sacco di gente che avrà molti spettatori. Però essendo il decimo, dai, nonostante siamo in circa 80, va bene. Vuol dire che non lo fanno molti. Vabbè. Tanto andiamo. Ah, gli interni, come sono gli interni? I termini sono abbastanza semplici, rustici proprio, leggeri. Vabbè. L'unica cosa che mi piace è il bianco. Boh, non lo so, avrei fatto un nero opaco, cioè nero opaco, cofano di carbonio. Però quelli tanto sono gusti, eh. Vai, 1,50 km. Ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. Dopo mi state chiedendo tantissime richieste. Allora, dobbiamo andare sul Monte Ciglia, debuttarci con la moto. Sto pensando se devo andarci per forza su con la moto. Oh. Ma quanto ci vuoi ammazzarli? Sì, ho capito che devo entrare, però almeno fammi uccidere le guardie. Però vi diceva che avevano forse dei cecchini. Però intanto quei due li abbiamo eliminati, quindi. Oddio! Vai, vai, tanto questi qua li dobbiamo per forza ammazzare, zio. Vediamo un po' se. Ah, lì c'è la gente, eh. Vediamo un po'. Oh, cos'hanno i cecchini? Ma quello dove sta andando così per curiosità? Ma perché è là poi? Ma allora, non mi piace sta sto. Via, via. Dai, non salire! Uff. Vediamo un po'. Ah, già aspetto qua che arrivi anche il mio amico, va. No, se no facciamo così, vediamo un po' se riusciamo andare a prenderlo, va. A meno che lui mi debba stare appiccicato alle chiappe con la macchina per evitare qualsiasi tipo di ingarbugliamento, nel senso gente che mi insegua. Vai. Andiamo di qua. Aia, collo.
No, 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 ho sbagliato corsia, No, eccoli là con le macchine. Però sono dall'altra parte. No, non mi piace. Non mi piace sta cosa. No, 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 no. Oh. Fate che sto morendo, quindi te tienili. Oddio! Oddio, che botta! Hanno preso una legnata tremenda. Infatti non va più la macchina. Infatti, cioè, che cavolo, intanto ho buttato un C4 a frente. Cioè, quel giapponese non si fosse scassato sarebbe stato veramente l'epicità, cioè, che resiste. Bagnino incazzoso, ben trovato, ben trovato. Adesso devo scappare assolutamente più veloce che posso. E ovviamente mi starà guardando. Ok. I'm twist. E il fatto è che io non potevo venirti a prendere, Bego, se no morivo. Questo è l'unico problema, mi spiace anche. Cioè, comunque, è che ha guidato per 6 km, cosa che sto facendo anch'io, quindi vabbè, non cambia. Scegliamo i fari. Gli abbaglianti per andare a quel paese un po' gli altri. Fuck, fuck the world. Fuck, non so come si fa. Ah no, beh, pensavo che avessi il vetro nel senso bianco, perché è un furgone con praticamente il vetro posteriore totalmente oscurato, invece no. Pensavo non si avesse, quindi fuck the world anche da dietro, così lo vedete. Tanto io continuo ad andare a manetta, a tavoletta, perché comunque qualsiasi tipo di traccia rossa che venga alle mie spalle la devo assolutissimamente evitare. Vai, vai, vai. Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa è successo? Sono morto. Ma cosa ho fatto? Mi sono suicidato, ma come? No, dai, ma non è possibile, cioè che... Vabbè, ragazzi, lasciamo stare. Cioè, no, no, davvero. Non mi merito assolutissimamente nulla. Cioè, davvero, devo morire male. Proprio, devo assolutissimamente morire male. Questo qua sta laggando. Dai, sì, non rompete le balle. Ma perché si sta buttando a capofitto? Allora, vediamo stavolta di non morire. Allora, vediamo un po' se possiamo. No. Via, via, via. Ah, ci sono ancora sui... Ok, quello è andato. Adesso qua ne arriverà un altro qua, aiuto. Bisogna fare una mossa. No, ma ce n'è un altro! Ma non l'avevo visto, ma dai, ma perché non viene indicato? Cioè, da che si andava così bene la prima volta, mo sta un disastro. No, però stavolta cecchiniamo.
uno è andato. Come ho fatto a lisciarlo? Però vorrei ben morire, eh. Che lo spero vivamente. Dov'è che è? È andato? Sì, è andato. Oddio! Meno male. Meno male. No, stavolta scappo e non tiro C4. Non tiro C4 in alcuna maniera. Ancora. Certo che voi proprio... È morto? Sì, a quanto pare è morto. Vabbè, allora stavolta però vediamo... Perché sennò io veramente mi sono rotto le balle. E non tiro in alcun modo C4, anzi mi tengo la pistola. E andiamo lisci come l'olio, forse. E stavolta si va dritti. Però oh, fratelli, fratelli, vengo in pace. Fratelli, vengo in pace, per favore. Per favore, per favore, mi hanno bucato una ruota, non va bene. Ma perché dico sempre mi hanno bucato una ruota quando... Quando poi... Non è vero, io però... Ah, sono andati di là, ok, va bene. Comunque il compagno è stato veramente molto utile. Perché si è attirati tutti a sé. Intanto... Andiamo. Senza nessuno alle calcagna. Ok. Stavolta non ho tirato nulla. Sono salvo. Prima, evidentemente, col C4 che avevo tirato, me lo sono tirato sul furgone. Questa volta ovviamente lo sbaglio non l'ho rifatto perché il C4 non l'ho neanche toccato. Tutto tempo perso, vedete? Tutto tempo perso. Come? Ha un altro furgone? Davvero c'è un altro furgone? Ecco, spero che tu non muoia. Perché davvero mi farebbe un grandissimo dispiacere tornare indietro per 5 km. Ah, però mi hanno seccato tutti i fari, oh. Non va bene, potrei essere passibile di multa. Perché le luci devono essere tutte funzionanti. Anche se poi non è vero, però almeno questo qua in Italia, poi non lo so. Vai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Adesso provo a schiacciare a destra. No, ok, ca cambio solo radio, che però ovviamente rimetto muta. Comunque spero le altre stazioni di averle mascherate un po' con la voce o comunque di averle nascoste. Anche se comunque il tono è abbastanza basso, cioè non si dovrebbe sentire praticamente nulla. Vai Lester. Vado da Lester più che vai Lester. Vado da Lester, protagonista di GTA Online Heists, quindi rapine. E vabbè, tanto si può anche entrare di qua. Adesso qua c'è una macchina poi per tornare indietro. Qua mettiamo i furgon. Non ci serve più nulla.
Questi qua intanto mi hanno lasciato qualche ricordino, qualche bel buchetto, coi fari scassati, se non sono rotti lo faccio io, non c'è problema. Via anche tutti i fari, chi se ne frega, vai, vai, via. Beh, lui credo ce la faccia da solo. Che strada ha preso? Non è che magari gli serve una mano? Vediamo. Ma scusa, Lester, lasci qui le macchine e non ci dai neanche il tempo? Questo qua, non so, ripeto, non so se abbia nemici alle calcagna o no. Non credo. No, no, non ha nessuno. Per questo mi ero messo un attimino qua per capire se ci fosse qualcuno che potesse dar fastidio. Dopo il fail della prima volta da parte mia, proprio disastro. A parte che ho fatto fare tutto a lui, però, poverino, un po' mi spiace. Allora, bagnino in cazzo di 10 di Est esce i primi dell'anno prossimo. E quindi, ovviamente, tutti i libri dell'anno prossimo a scaricarli se sono gratis, se no. Se no, vabbè, si acquista qualcosina e si spende quel qualcosina per le rapine. Vediamo un po' se qua si può fare, anche se l'ho già fatta, però rifacciamo. Ok. Bravissimo, bravissimo. Chissà adesso in che hobby finiremo, se c'è gente che eventualmente vuole. Vuole entrare nella sala di questi che troveremo. No, via. Ovviamente difficile. 4.210 mu. Vabbè. Però 1 milione. Ehi, intanto i soldi stanno crescendo, è molto bene. Molto bene. Molto bene, direi possiamo giocare, tanto siamo in due, abbiamo comunque completato in maniera positiva la missione, quindi si può rifare, dai, si può rifare. Saluti anche AlexJ014, qua siamo nel bel mezzo del non. Ah no, ok, c'è una stazione di servizio. Vai, la sua macchina. Ormai è diventata un cult, un simbolo. Che poi mazza, manco fosse tanto lontano, eh. Cioè, è qui dietro. Basta farsi una corsetta a piedi. No, zio, non devi mettere la radio. Copyright problem. Io mi butto in corsa. Perché faccio lo swag. E poi ci mettiamo qua. Ok, così. Si può cecchinare. Oh, ma che cosa vuoi? Cioè, ma guarda questa. Mi viene addosso. L'unica cosa è che non c'è per dire
il modo di poter stabilizzare il mirino non c'è. Ma dai, ma perché? Uffa! I fail. Quello è morto, eh? Cioè, mi fanno più danni i proiettili che una signora che mi è venuta addosso con la macchina. Sono quelli nascosti. Allora, tu poi tu dovevi mettere fuori niente, perché praticamente è tutto coperto. Ma gli altri dove sono, così per curiosità? Sono tutti nascosti dalla bellezza delle lapidi. Ah, ancora quello? Si sarà deciso anche bene a morire o... Quello che abbiamo preso. Qua ce n'è uno. Dov'è? Tutti andati. Non so perché si è aperto il cellulare. Quello l'abbiamo preso. Quello l'abbiamo preso. Ma ti vuoi star fermo? Vai, ce n'è ancora uno, dov'è che è? Da questa parte. Ah, ok. Così, intanto cammino, me ne vado via. Sto guardando il delirio che c'è in chat che non voglio commentare. Vabbè, tutti che dicono tutto. Vabbè, fa niente. Sì, scusa, vero, aggiorniamo, aggiorniamo. No, aggiorna, aggiorna, via, via. No, è free mode. Non c'è nulla di interessante, a parte Last Man Standing e cose varie, non c'è nient'altro che mi possa ispirare. Allora adesso direi, visto che torniamo in free mode, primo, speriamo che ci sia una lobby bella piena. Secondo, direi andare a Forza Ancudo. Poi la cosa con il Monte Scio ci vorrebbe veramente tanto tempo, poi... Scusate. Forse però su dovrebbero esserci i quad, credo. Quindi magari si può provare, però prima voglio fare Forza Ancudo, che è la cosa che mi interessa di più in assoluto. Forza Ancudo tutta la vita. Ok, giochiamo a Grand Theft Auto 5. Vediamo un po' se riusciamo a entrare. Adesso no, perché sta caricando. Però vabbè. Corvo Bianco, no, andiamo avanti fino alle 11 questa sera. Quindi hai ancora tre quarti d'ora. E siamo qua. Ok, sì, vediamo un po'. Connessione interrotta, riporto. Italia 35 proprio tardi. Cosa che non volevo assolutamente vedere. Però adesso vi faccio vedere una cosa adesso con Michael, se vi interessa. Sperando ovviamente di avere Michael, cosa che non credo sia così. Però adesso ci scambiamo subito con Michael. Perché siamo con Franklin, ovviamente. Ovviamente poi la storia l'ho rigiocata, cioè non è che non l'ho giocata, l'ho rigiocata per la seconda volta.
Sì, Franklin. Ok, però io voglio andare con Michael. Faccio vedere la macchina che vi dicevo, la Duke of Death. Vi faccio vedere com'è. Poi fatemi sapere se anche voi ce l'avete, cioè se l'avete già trovata. Tanto si incavola con i poliziotti o come con le guardie giurate del posto. Allora, a me interessa mettere questo logo qua. Prima passiamo da qua, vediamo se c'è qualche macchina decente. Da Pay and Spray, o meglio, dallo Santos Custom, Pay and Spray, vecchio caro GTA San Andreas. Perché veramente ogni tanto fa di quelle preparazioni su alcuni veicoli molto molto interessanti e ovviamente voi li potete tranquillamente prendere senza sborsare il becco di un quattrino. Perché io ho preso per esempio un Infernus, poi cos'altro? Ah, un gippone che non mi... tipo quello Mercedes GLK o qualcosa del genere. No, non c'è nulla. Vabbè, fa niente. Andiamo qua allora al garage. No, non c'è nulla. Però comunque un gippone è praticamente cromato. Che praticamente potenziarlo, aia. Allo stesso modo sarebbe costato una barcata di soldi. So che in teoria ci sarebbe anche l'obiettivo da sbloccare di spendere 200 milioni tra tutti e tre i personaggi. Però è altamente improponibile visto che ho solo 18 milioni. Le rendite non è che siano sempre delle più rosee. Che comunque sì, si guadagna con le rendite, per carità, però insomma. Adesso vi faccio vedere la bestia. Che non è da dire velocissima, però comunque è una bella macchina, cioè non la si trova abbastanza raramente solo in un punto. Solo in un punto. Eccola qua. No, a parte l'Inferno, spero questa. La Duke of Death, non so se la conoscete, non so se l'avete mai vista, se comunque l'avete già presa, però è praticamente in ponte, adesso non mi ricordo quale sia il modello esatto, però comunque è completamente antiproiettile, a parte questo piccolo spiraglio sul vetro, che ovviamente vi serve per guardare in prima persona. Da ovviamente la finestra, cioè vedere dove state andando, e poi ovviamente resiste ai proiettili, quindi c'è una gran bella cosa, a luci aggiuntive che sono queste luci qui in alto, e si può trovare precisamente qui. No, adesso no, però vabbè, comunque adesso anzi facciamo di cambiare un attimo. No, vabbè, comunque facciamo un giro velocissimo, poi la rimetto nel garage, che così almeno la conservo. Grange, ok, Grange. Perfetto, grazie. Nulla, però peccato che non siamo al sole. Come velocità, ripeto, è abbastanza buona, cioè non è male. Le luci aggiuntive sono praticamente questi mega fari che illuminano tutto il mondo. Cioè, illuminano davvero tutto. Vi faccio vedere comunque questo piccolo segreto, diciamo così, piccolo segreto di nuovo, che è stato aggiunto per tutti coloro che avevano già giocato anche a GTA 5 su 360. Come anche c'era un'altra cosa che non mi ricordo, un altro veicolo, credo. Bonus, non mi ricordo qual è, però magari se qualcuno in chat è un pochino più sveglio di me, cosa che è molto probabile, se mi può dire qual era questo veicolo in più, perché questo qua sì, è un veicolo perché ha giocato sia alla old che alla next gen. Non mi ricordo. Allora, ovviamente si possono mettere luci e cose varie, schema neon possiamo scegliere, non si può personalizzare molto, questo sì,
Però comunque promettiamo di fare Oxygen, che sono molto belli, quindi vabbè. Non c'è molto da fare, però già così secondo me è molto bello. Adesso la riportiamo subito in garage perché non voglio affatto perderla. Visto che tanto se la tengo in garage vuol dire che praticamente non la userò mai più. Me la tengo per vantarmi quando vengo con gli amici dopo una birra. Vuol dire io questa macchina qua. No, vabbè. Dobbiamo tornare su online veloce, Michael. Tanto ne ho approfittato visto che mi ha dato l'errore, che ogni tanto mi capita, mi dà gli errori e io esco dalle sessioni online, che mi capita anche abbastanza, cioè non abbastanza spesso, comunque abbastanza. Ma anche questi qua li ha messi Xeno? Oh signore, illuminano il mondo, davvero. Ok. Ah, prima di tutto dobbiamo uscire dal garage. Vabbè. Usciamo dal garage. Torniamo online, va. Va, va là. Andiamo a forte. Forte zancudo. Sì, andiamo a Grand Theft Auto online. Non ce l'ho fatta per entrare dal mio amico, cioè il mio amico, dalla persona, comunque dalla persona che mi ha aggiunto, Aiden Pierce, che tra l'altro il nome è tutto un programma. Cioè, veramente Aiden Pierce, qualcuno se si ricorda il grandissimo Watch Dogs, che non era neanche così malaccio, a parte il tremendo downgrade grafico che hanno fatto, indecente, e vabbè, qualche altra cosina, però proprio poca roba. Tanto ci uniamo a GTA, intanto ne approfitto. Sgueghiamo con l'acqua. Tanto qua state ancora parlando di chi vi venga a bussare di notte. Vi viene a bussare non so chi. Gli SWAT. Vediamo un po' se riusciamo a entrare stavolta. Se no, se stai guardando, anzi, credo che tu stia guardando lo streaming, Aiden, anzi. Quindi magari invitami a una missione così posso entrare. Tanto Mats Game dice la macchina scimmia, però ecco, sarà anche macchina scimmia, però è molto bella. Davvero, mi piace un sacco. Vai, via. Tanto cantare nel headset non l'ho mai fatto per vergogna e perché si guadagnerà tipo un punto ogni ora di canto. Allora, visto che ho più di 5.000, vediamo un po' di farlo subito da qua. Va. Tanto cos'è? La Maze Bank, quelli. Vai. Ah, fuck the world. Deposita. Ok. Meriwether. Ok, quindi posso farmi aiutare dai miei amici mercenari. Molto bene, molto bene. Quindi sarà per il raggiungimento del 35, credo, a questo punto. No, intanto Aiden, invitami a una missione, va. Tanto so che stai guardando, quindi invitami a una missione che almeno la facciamo. No, non vuoi. Ma poi questa macchina schifosa c'ha antifurto, ma per favore, fa schifo. Cioè, quella carretta lì c'ha un antifurto. Dettagli. Carina la Tornado. Anche se lenta come la fame. Quindi vabbè. Tanto stiamo aspettando che Eden eventualmente ci inviti. Ah, mi sta invitando al gioco. Dovresti però invitarmi però dalla missione. Cioè. Sì. Ok.
Vediamo un po' se riusciamo, se ci saranno altri errori. Ok. Ok, quindi non so se l'elicottero di Lester sia quello scarso, cioè il Maverick o comunque quello senza armi, anche se non credo che sia il Buzzard. Non credo che sia veramente quello. Salutiamo anche Uzkiddo, bentrovato. Bevo tanto, sì, perché parlando tanto non è facile continuare a... No, acquista tutte le munizioni. Spero tu abbia messo difficile. Ok, perfetto. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo eliminare il procuratore e raccogliere le prove. Sì, avevo già giocato, mi ricordo questa missione. Come on. Ma dov'è uscito? Yeah! Ah, ok, tutti nel garage. Yeah, tutti nel garage. Vai, vediamo un po' le macchine. All right! Però, complimenti, eh. Davvero complimenti. Aspetta, vediamo un po' se possiamo fare una schifezza. Mi piace così tanto la macchina che mi ci faccio le pippe sopra. Vabbè, basta. Andiamo. Basta queste cose sconce, siamo ancora in fascia protetta. Cos'è sto clacson infinito? Beh? Cioè, sta andando il clacson a manetta. Oddio, qua mi ha fatto uno scatto incredibile. Ma non so se sia voluto, se sia un bug, eh. Dov'è l'avvocato? Io non lo vedo. Non vedo l'avvocato. C'è qualche problema. C'è qualche problema. Houston. Direi che abbiamo un problema. Ah no, ok, ora lo vedo. No, niente C4. Da dove sto sparando? Vabbè, non ho capito a chi stavo sparando perché eri Dario con sto clacson. Che va manetta. Il clacson. Ecco, è un problemino te di GTA, può essere ogni tanto un po' di lag. Che comunque è abbastanza. Cioè, stavo sparando a uno che poi non era lì. Vabbè, dettagli. Facciamo che lo mettiamo così, va, mettiamo un attimo muto così almeno vi risparmi il clacson voi della chat. Salute Spotty, grazie mille per essere entrato nella chat di questo live. Cercare di scappare, intanto vabbè, sta guidando lui, quindi non mi azzardo ad usare C4 perché ho già avuto delle brutte esperienze in precedenza con delle missioni andate completamente a quel paese.
No, ok, niente più clacson. Ok, perfetto, perfetto. Risolviamo il problema alla radice. Allora, dobbiamo assolutamente stare lontani, ecco, però non fare i salti, che non servono. Ci riportano solo giù, ci fanno sgamare. Non è il massimo, però vabbè, visto che siamo così lontani ci possono anche stare. Oh signor. Signor. Cioè fa proprio le scivolate. C'ha il sapone sotto le ruote. Ha le saponette al posto delle gomme. Destra, destra. Era fermo, eh. No. Non so se avete visto. Ehi Aiden, fuck the world! Fuck the world! No, da qua non si può fare il dito all'indietro. No, si può fare solo fino a metà. Quindi solo qui si può fare il dito all'indietro. Vabbè. Peccato, perché comunque da dentro sarebbe stato molto, molto carino. Fare il dito medio da visuale in prima persona dietro. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Fuck the world. Oddio, i salti. Aia, occhio. I salti. Ma guardate, non si fermano. Non si fermano. Vai, vai, ci guidiamo tutto col dito medio, anzi no, tu guida tranquillo. Io guido col dito medio, io guardo col dito medio. Ah, Matteo non ero io che guidavo, quindi era lui. Saluti anche a Diaris92. Ah. Ok, ma 12.750 dopo tutto non si buttano via mai i soldi. saluti anche a Mr. Charts. Ma vai, andiamo avanti, Aiden. Signore. Facciamo un po', dai, tanto conoscenze a Los Santos, dai, una roba easy. Da 1 a 6? Quindi mica è tanto easy, cioè. Mica è tanto easy. Vabbè, però, cioè, è una missione da 6, quindi no, si fa. Ah, ok, qui sono il primo che legge bene. Molto bene, grazie mille, De Aris. Perfetto, perfetto. Tanto vedete qua che c'è anche in primo piano. Classificato No, no, PG18. no, 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 zio, non facciamo vedere niente che poi non si sa mai che ci bloccano il video per qualsiasi cosa di contenuto con copyright. E quindi dicono Bully 2 da parte di Rockstar. Non lo so, a essere sincero. Perché il primo comunque era piaciuto. Cioè. Scusate. Il primo comunque era piaciuto. Non mi sembrava che avesse. Forse. Cioè, magari non è un titolo famosissimo, però comunque non aveva deluso, credo. Qua non so cosa stia succedendo. Ah, ok. No, 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 via, via, via radio, via radio, via radio. Via radio. Via radio. Ok. Tutte emozioni 57 dollari, molto bene. Molto bene, molto bene. Carigna da Pizzao. Ceramic vermin insetti. Che è? Perché ha quittato Aiden? No, dai, perché ha quittato?
Vabbè, visto che siamo già dentro, direi di farla, tanto anche se l'ho già fatta. Ok. Wow, mazza che macchinone, io non voglio spendere soldi perché devo prendermi l'elicottero. Ah, proprio così, eh. Mamma mia, che simpatici. Ma dai, ma perché? Ma manco ti fermi. Grazie. Almeno tu sei gentile, va. Ecco, perfetto. Andiamo, carina da pizzao. Dai, su. Da dove stai andando, carigna? Ma beh, sei contento? Tanto questi qua sono già arrivati, cioè, proprio così. Clacson molto carini. Io dovrei avere il clacson, quello... No. Perché è che ci sta già inseguendo? Cioè, manco arrivati già gente che ci insegue. Ecco, mi dovrei prendere a Zentone, perché veramente mi piace molto. Poi è un fulmine. Poi un fulmine, un fulmine. Intanto guardiamo... Lo guardo da CR perché sono... Se no, veramente lascerei... Non lascerei vedere bene quella missione, quindi lo guardo dal CR. Comunque no, veramente, se poi non ci vediamo più, grazie per aver partecipato Aiden e complimenti per il nickname. Mi sa che ti è piaciuto Watch Dogs. Credo. Credo ti sia piaciuto Watch Dogs. Ok, allora Cice che gli è crashato GTA. Adesso vediamo se... Allora lo possiamo reinvitare. Andiamo al deposito, vai. Però ecco, allora, io sono una banana, dipende che macchina ti sei comprato con 20-30 sopravvivenze. Cioè, che tipo di macchina hai comprato? Così almeno facciamo un po' un... Perché se no mi faccio anche io 20-30 sopravvivenze di fila. E siamo a posto, cioè... saluti anche a Epic Felix. Da solo sì, in effetti dopo un po' ci si rompe, quindi magari quando cerco cerco sempre di fare attività con gli altri, che almeno, cioè non giocare sempre da solo. Non so perché ho voluto tirare un C4, però mi piaceva. Cioè, è proprio così, ma vabbè, chi se ne frega. Eh sì, la Zentorn è fatta per andare in montagna, infatti basta andare a 325 all'ora. No, what the fuck? Shit. Ma dai, ma uffa! Ma perché non sono rimasto in macchina? Poi adesso la cosa è che non ci sono più vite per gli altri, ma dai, ma è importante che ci sia io. Oh santo cielo. No. What the fuck is this guy doing? Please, allora mi servirebbe almeno uccidere qualcuno con la K. Io li ammazzo così, però non vale, questo qua c'ha il buzzard, lo voglio io.
Sì, vabbè, madò. Ma che è, oh? Dov'è questo qua? Ci sta un po' parando le chiappe, direi. Perché ovviamente con l'elicottero mi sa che è un po' tutto più facile. Io comunque direi tra Zentorn e l'Entity, non lo so, anche la Zentorn secondo me. Non è male, però qua ci sono tanti bei bling bling. Tanti bling. Ok. Tu sei qua. Sì, però dai, ma non è giusto, cioè questi qua che se ne vanno. Sempre, c'è sempre gente che se ne va. Aia. Aia. Puoi morire. Grazie. Costretto a prendere il gippino qua de... Gippino, poi mi sa. Mica tanto gippino. Direi gippone. Vai, vai. Questo qua tanto è il Ranger. C'era anche su GTA San Andreas. Ecco, ovviamente chi devono inseguire? Me. Tranquilli, tanto non c'è fretta. Seguite sempre l'ultima ruota del carro, tutti che scappano via con gli elicotteri. Che in realtà in corso si poteva anche stare in 4, nel Buzzard. Sì, va bene, dai, tanto qua prima che io arrivo. Passano le ere geologiche. Ah. Vabbè, dai, vediamo. Sì, dai, sei morto sul volante, va, ho capito. Ehi, allora, Epic Fails, fare la cosa tutti insieme? No, perché non tutti hanno GTA, cioè... voglio dire, non tutti hanno la copia del gioco, perché perlomeno quella in redazione che è arrivata, se non ricordo male, era per PS4. E quindi non possiamo farla tutti, poi non tutti hanno la One... No, tutti hanno la One. Sì, tutti dovrebbero avere la One in redazione, però manca proprio fisicamente la copia del gioco. Quello è l'unico problemino che direi è sorto in questo momento. Qua è tutto aperto, ovviamente io arrivo con tipo 6 ore di ritardo. Cioè, con gli altri che praticamente hanno già... Fatto, anche se quello col Buzzard, attenzione perché non può distruggere, se no la missione ci saluta e bisogna ricominciare da capo. Allora, vedi, infatti, vedete che lì, infatti, non può andare più tanto avanti, non può in teoria. Ah, però qua... Ah, cioè, con tutto sto casino c'è sempre qualcuno che mi sta comunque sparando. Nonostante tutto. Da qua si può entrare? Ah, ma è sopra? Ah, Non più attendere, abbiamo guai!
finire che forse è giù. Sì, infatti. Lol. Tutti che muoiono. Sì, ma mi sembra che questi qua siano dei veri pro, eh. Ma dov'è? Ah, è tanto finché è dietro. Vai, 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 torniamo di qua, torniamo di qua. Fate che siamo in due. Dov'è che sono questi qua? Non è qua. Dai, non ti incastrare. Vediamo un po' se... con il pompazza. No, 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 no. Ma no, dai, ma c'era il giubbotto. Ma porca miseria. No, che pippa che sono, madonna mia. Minghie, quelli nascosti. Dai che lì sono ovviamente tranquillo e tranzollo. Ah, vabbè, ma... Alex J, no, io solo la, ho solo. Ho la One, la PS4 e da Natale il Wii U. E sono banale, io direi che questo Natale mi sono preso la Wii U con Super Mario 3D World, quindi non so, ho fatto decisamente... Sì, questo qua c'è anche la minigun. Questo qua muore, bisogna rifare la missione. Anche se tipo ha tirato giù l'elicottero come se niente fosse. Vabbè, quello è dietro, va dai. Vabbè, vabbè, va bene. Raggiungi a casa di madre... Ah beh, in elicottero, grazie al cavolo. Ci vuole niente. Non ci vuole nulla. Vabbè, tanto c'è, cioè, ormai questo qua abbiamo capito che l'abbiamo fatta. In che senso che fiducia Alex J? Cioè, mi guarda cosa. Cioè, ovviamente, cosa ho detto? Che mi sono così compromesso la reputazione. Sì, mi raccomando, schiantati. Vabbè, va. Ce l'ha fatta, almeno non si è schiantato. Avevo paura che si schiantasse. No, dai, cos'è sta cosa qua? Che mi mancano 50 punti per salire. Ecco, no, in realtà no, non sono 50 punti perché ho messo like adesso, quindi no. Però, vabbè.
Grazie mille che mi date una patata. Ora vado in free mode. Vediamo adesso deposito, carico munizioni. Non abbiamo tempo per fare. Anche se possiamo provare a farlo una volta. Vabbè, comunque lasciamo stare. Adesso vediamo un po' cosa fare. Vediamo cosa fare. Se capitiamo in una lobby con gente. Tanto mi spiace anche per Aiden Pierce, ma non riusciremo a invitarlo. Comunque tranquillo, cioè qualsiasi cosa, sto parlando con Aiden, ovviamente è un live dedicato a questo momento a lui. Se vorrai comunque fare qualche partita quando mi vedi online, mi inviti. O comunque se ci troviamo in una lobby, di solito guardo sempre chi c'è. Siamo già qua all'aeroporto? Non mi spiace. Non mi spiace la cosa, sapete perché? Perché? Mi scusi. Mi serve il veicolo per fare una cosa, visto che siamo già qua all'aeroporto. Mi chiedo, proviamo andare subito a Forza Zancudo. Che poi se muoio, vabbè, finiamo il live con la morte. Però. Ho detto a Troy che è stato qui. Se te lo chiede devi dire così, ok? Oh. No, direi che non ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Abbiamo perso una portiera, fa niente. Oh, choppers diversi stavolta. Oh, dove vai? Vabbè, c'è quest'altro. Io prendo questo. Andiamo a Forza Zancudo. Proviamo, va, vediamo se riusciamo a beccare un jet. Tanto che mi metto qua. Sono da solo. Chi se ne frega, devo riuscire a farlo. Devo riuscire a farlo, Aiden. Devo fare questa cosa ormai dall'inizio, credo, da quando me l'hanno detto. Quindi lo faccio. Vediamo se spawna qualcosa. O no. Io spero di sì, che comunque un jet spawni. Sì, è Pig Fegos, vado anche oltre 11, però dipende perché sono un po' cotto. Però comunque vediamo un po', va. Che poi il fatto è che live viene troppo lungo da caricare su YouTube, questo è il problema. Perciò non volevo farlo più di 2 ore, se no bisognerebbe spezzettarlo. Ma tanto quanto ci manca per arrivare? Cioè ci mancano 20, 13 punti. Ah, ci mancano 13 punti, ma dai, ma che tristezza. Vabbè, oh, vedo le torri del forte. Vedo le torri del forte. Ci saranno gli aeroplani? Dovrei fare prima un giro. Vabbè, chi se ne frega, va. Eccoli là. Sì, ma non c'è una fava. Non c'è neanche un jet. Ma che cos'è? Ma dai, ma non c'è neanche un jet. Ecco, io ho subito 4 stelle, no, vediamo un po'.
Oddio. Oddio. Si è passati un po' a fianco. Magari nell'hangar. Signore carro armato. Ma non c'è manco nell'hangar? Ma what the fuck? No, dai. Vediamo se possiamo andare da Eden, va. Facciamo l'ultima missione. Perché vediamo un po' allora. Ok, sì. Ci ha messo un pochino, però alla fine ha capito. Saluti anche a Grange 11. No, non faccio le con Frank Matano perché, vabbè, lasciamo stare. Adesso proviamo, vediamo un po' se riusciamo ad andare in due. Vediamo un po' se riusciamo ad andare in due. Allora, qua dovrebbe esserci. Cos'è questo qua? Il cargo Bob? Sì. Il cargo Bob. Allora, direi. Prima di tutto, c'ho troppi big money. Li mettiamo via. Assolutamente. No, perché devo deportare 50 dollari? Vai, sì. Buttami giusti 36.000 dollari, va. Poi, dobbiamo chiamare. La Meriwether e farci portare l'elicottero. Sì, mi serve l'elicottero. Grazie. Ah, ok. Ma no, che cos'è? Non è come non è disponibile. Perché non è disponibile l'elicottero? No, aspettate, mi è venuta un'idea migliore. Un attimo. Dai, ma cosa vuole? Si tolga, per favore. Si tolga, qua vedo una cosa interessante da provare a fare. Non so se ce la faremo. Però dobbiamo provare. Vai. Vediamo. Non so quanti, credo che ormai tutti lo sappiano che anche qua si può entrare. Ma dai, ma perché ha scodato? Che macchina schifosa, Dio mio. Devo riprovare. Perdonate la mia incapacità, aia. Perché mi sono capottato nell'erba? Già con la macchina distrutta non va bene entrare nel forte con i carri armati. Oh. No, via radio. Dai, ma per favore, guardate che c'ho la Futo Karin. E come si chiama la macchina? Vai, futo, me ne futo. Me ne futo della futo. Vai, vai, stavolta ci crediamo. Ma dai! Non è possibile, cioè la macchina più veloce. Finché non entra e prendo un carro armato non sono contento. Il problema è atto. Ah no, cacchio, c'era questa qua, non mi viene il nome. Sì, vabbè, ma che cazzo.
Oh, Aiden. Yeah. Grande Aiden. Ah, c'ha pure la... Ah, ok, proprio così, perfetto. Aiden vola basso, Aiden vola basso. Come ci ha detto il nostro amico prima, Numerus Rex. Il problema è che siamo a livello del terreno, ma non sta spawnando nulla. Cioè, io qua non vedo niente. Non c'è nulla. Non so se nell'hangar. Non c'è niente neanche nell'hangar. Cioè, non so, perché in teoria ogni tanto, cioè ogni tanto, quasi sempre mi capita, siamo qua a livello terreno e non... No, no, non c'è proprio nulla, cioè... Direi il live più fail per quanto... Oddio, eccoli qua, là ce n'è uno, là ce n'è uno. Dai! Ma niente, dovrò ringraziare Aiden a vita. Dai, sali! Ma please. Ma dai, ma uffa! Ma che cavolo. Vabbè ragazzi, va, lasciamo stare, va. Lasciamo stare, Dio mio. Che schifezza. Aspettate, chiamiamo Meriwether stavolta però. Stavolta dobbiamo farcela. Sì, Numerus Rex, sono abbastanza navo, ma tanto non c'è bisogno che me lo dica te, lo so. Infatti GTA sono a livello basso, sono a livello 35, quindi non so tu a che livello sei, però vabbè. Io sono Nabbo. Sì, quello è vero. No, su YouTube non posso tagliare la live. No, vai, vai, tranquillo, tanto io prendo il mio. Ecco, poi qua mi è andato via anche il segnale del cavo HD. Ottimo. Aspetta, Ide, no, io devo prendere il mio, non mi interessa. Dai, muoviti! Poi c'è il mondo, cioè, madò, oh. Già mi arriva... signore. Dai, ma non ti ammazzare! Vai, vai, no, stavolta. Dai, apriti. Oh. Ce l'abbiamo fatta, ok. La mia nabbagine direi che si è completamente esacrata dopo questa azione. Direi di andare in città. Mamma mia, che sudore. Sono ancora passato in sopra la...
Cos'è sto bordello di gente? Ma dai, ma avevo rubato solo un aereo, dov'è il problema? Il divertimento dell'aereo è che puoi disintegrare tutto. E più che adesso mi chiedo, c'è gente in città? Sì, c'è gente in città, c'è gente. A parte che è una manovrabilità veramente estrema, cioè non l'avevo praticamente mai preso su online. Oh, rango 36. Comunque ringrazio anche il nostro amico Aiden che ci ha dato una mano, ci ha dato quella carica in più che manco un pocket coffee ti dà. Sai anche il veicolo specifico di Simon da provare ad andare a prendere. Ciao, vediamo un po' se questi due nabbetti, cioè poi nabbetti, lo dico io. Yeah, bitches. Uff, cavacca. Chi è che ha ucciso? Ha ucciso Aiden. Ma no, ha ucciso Aiden. No. Oh, che volete, polizia? Ce l'ho, tranquilli, ce l'ho. Forse, se quello si sta fermo. Oddio, come ho evitato il paletto. Il traliccio, no, il paletto. Sto volando comunque un po' troppo basso, un po' troppi rischi, eh. Direi, sto prendendo un po' troppi. Grazie anche ai Eden Pierce, va. Adesso poi quando guarda, mi sto proprio trastullando con Jet. Vuole qua con l'elicottero? Dov'è che è andato? Lei con l'elicottero? Non lo so dove sia andato. Usteria. Ah, vabbè. No, cioè, vediamo un po' se. Perché vorrei in teoria chiudere anche il live. Chi è che c'è in elicottero? Ah, Aiden, ok, lui. Ah,
Questi qua sono sempre lì sotto, mannaggia, oh. Vabbè, oh, tanto qua praticamente sto girando con l'aereo che è così divertente che vabbè. Oh, no, troppo. Direi troppo. Perché sto girando solo su questa zona? No. Direi che questi qua li ho sparati decisamente. È molto più facile però, devo essere sincero, mirare col Buzzard, perché comunque il Buzzard va più piano, è un elicottero. È molto molto più facile. Yuhu. Vai in quota. No, è morto Aiden. No. Ormai è diventato il mio compagno di avventura per... Tanto mi diverto un po' a assicurare la gente che tanto non la becco neanche. No, ma lei non mi ero affatto offeso. Se sta scatenando una guerra, no, io non mi sono, cioè, non mi sono mica offeso. Non è un problema. Non è un problema. Oh, cielo. Muoio. No, non sono morto. Incredibile, vabbè, direi di chiudere con una bella puntata verso il cielo. Tanto qua si sa com'è, ragazzi. E poi ci buttiamo. Vai, vai. Yeah, giù nel mondo. No, non si può fare alcun tipo di gesto. Nell'acqua! 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 No! No, non vuole andare nell'acqua! Che poi tanto è anche 30 centimetri. Quindi, vabbè, ragazzi. Vabbè, comunque, volevo andare nell'acqua, ma vabbè, non ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo anche Aiden Peace, che comunque è protagonista in diretto, ci ha dato una mano, e anche ci ha dato quella forza per... sto arrivando adesso, lo schianto sull'albero. No, comunque ci ha dato una mano psicologicamente a prendere il nostro jet. Credo che rifarò, quindi una cosa che in questi giorni metterò lì a rifare, però devo anche cercare di salire di livello, che siamo rango 36. Il rango 42 manca poco, però comunque manca tempo. E quindi nulla. E a parte il cazzotto, però noi ci vediamo. Sì, Epic Fails, te mandamela, che poi giuro che se ci troviamo la facciamo. Quindi nulla. No, no, non è questo qua. Aspetta, no. Ehi, bello. Sei troppo.